una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Ed da poco uscita per Mondadori la sua autobiografia Una storia, e con noi Luciano Ligabue. Luciano Ligabue. Certi giorni non si va, certi anni no, è così che mi va per tutti, certi giorni poca. Ciao Luciano, grazie di cuore, che bello averti di nuovo qui, Luciano Ligabue. Ciao, grazie. Prego. Sai che è davvero un piacere, perché so che è tanto, tanto tempo che ci conosciamo ormai, proprio tanto. Sì, tanto tempo, e sono venuto spesso e volentieri. Direi. Grazie, altrettanto, davvero altrettanto. Allora, come ha detto Filippa, edita da Mondadori, è uscita il 3 maggio questa tua autobiografia, Una storia. Questa foto dice molto, tra l'altro, di questa autobiografia, che è una autobiografia molto intima, molto personale, familiare, cioè non artistica, insomma, ecco, proprio una vera autobiografia tua. E la domanda che ovvia è, come diresti tu, come mai hai svuotato il sacco? Ma credo che, allora, senz'altro la pandemia ha fatto tanto, nel senso che ho sofferto la mancanza della presenza di un pubblico davanti. Si sa che oramai è quello che conta, una delle cose che contano di più per me nella vita è proprio esibirmi di fronte a un pubblico, e quindi nel momento in cui ti viene chiusa questa possibilità, e sei lì e dici, vabbè, ma come sarà il mio futuro? E le risposte a quella domanda sono sempre più vaghe, più difficili da dare. Allora a quel punto una delle cose che puoi fare è guardarti indietro. E un giorno mi arriva la proposta di poter scrivere un'autobiografia. Ci ho pensato su un po', perché ho detto, ma insomma, come viene presa anche questa cosa? E poi io ho la fortuna di avere al mio fianco da sempre un amico, manager, che è Claudio Maiore. Maiore, che salutiamo, il Maio. Salutiamo, Maio, ciao. Che un bel giorno mi fa, dovresti farla, perché tu c'hai una bellissima storia da raccontare. Ecco, una bellissima, una storia. Poi alla fine è una delle 8 miliardi di storie attualmente in corso nel mondo, solo che è quella che ovviamente che io conosco meglio. È la tua, certo. Ed è anche quella che conosco meglio di chiunque altro, per cui mi sono avventurato, ci ho provato, e facendo questo lavoro, che è stato un lavoro proprio di ricostruzione, ovviamente anche in parte inventata, perché sappiamo benissimo che i nostri ricordi spesso sono quelli che vogliamo avere anche, e non solo quelli che abbiamo per forza. E ho cominciato a vedere com'è stato il lato della mia nascita. Io sono nato in casa, fra un po' di difficoltà, avevo il cordone ombelicale legato alla fronte, l'ostetrica non trovava questa cosa, per cui sono nato cianotico. Infatti ti chiamavano Ciano. Tutti i miei amici mi chiamano ancora Ciano, che in America vorrebbe dire, sarebbe però born blue, cioè nato triste, no? E in effetti i primi anni della mia vita hanno avuto un po' di... Con la fragilità, cioè i primi 5 anni hai avuto qualche problema. Sì, un po' di... Eccolo qua, guardalo. Un po' di accidenti. Un po' di accidenti fisici proprio.
Però insomma poi vivere, proprio abitare quel ricordo via via e via via abitare tutti gli altri che hanno popolato i 62 anni a seguire è stata veramente una emozione fortissima, per cui sono arrivato anche ad una cosa importante, che è una cosa che ho realizzato scrivendo il libro e che mi ha fatto scrivere una canzone dopo aver scritto questo libro. Sta circolando adesso una canzone. Sì, adesso ne parleremo poi. Non cambierei questa vita con nessun'altra, che è un'affermazione bella forte da fare, ma che viene proprio dalla riconoscenza che mi è nata nel ripercorrere proprio la mia vita. Noi tra l'altro, stavo guardando prima le tue fotografie, siamo la generazione che ha ancora le foto in bianco e nero. Sì. Che non è una cosa di cui vantarsi, però voglio dire, è un dato di fatto. Un po' sì, io sono contento delle nostre foto in bianco e nero perché hanno un sapore, io credo che abbiano un sapore più mitico. È chiaro che denunciano un'età, sì, però è irripetibile. Abbiamo vissuto insomma effettivamente un momento abbastanza irripetibile. Io sono convinto di sì. Sì, beh, gli anni 60, insomma i primi anni 70 in particolare, sì. Io fra le mie fortune ci metto anche quelli, di aver vissuto dei decenni così diversi. Gli anni 60 sono stati così pieni di colore, di vitalità, io lì ci ho vissuto la mia infanzia. Eh certo. E in una famiglia felice. Felice, certo. Con parecchi debiti da saldare, quindi che se la doveva cavare. Con un nonno partigiano che hai scoperto a un certo punto. Quasi casualmente, per caso, perché in casa non se ne parlava, perché lui non si vantava, diciamo. No. E che mi diede una lezione abbastanza importante, quasi inconsapevolmente, perché io scoprì che era stato partigiano, era stato una figura di rilievo della resistenza di Correggio, dopo che lui era morto, attenzione, di 25 aprile. Pazzesco. E scoprì per l'appunto che lui aveva semplicemente, diciamo così, subito tutto quello che aveva subito, dicendo semplicemente io non la penso come voi, e non aveva mai rivendicato niente una volta finito quella cosa, voleva semplicemente andare avanti. Che è una lezione che io trovo straordinaria. Proprio nel vero senso della parola. Sì. Questa biografia, ovviamente Luciano lo conosciamo anche nella veste, è un artista, come si dice, a tutto tondo, poliedrico, lo conosciamo da sempre nella veste di regista, di scrittore, ed è una biografia scritta benissimo, che racconta la tua vita, ma racconta anche quella parte di anni, insomma, comune alla nostra generazione, di quelli nati negli anni 60, ed è davvero una piacevolissima lettura. C'è una nonna, a proposito di figure mitiche, una nonna ermelina straordinaria, sì, che ti ha curato con la pelle di una biscia. Sì, mia nonna faceva Lotti di cognome e aveva una ricevitoria. Al Lotto ha giocato tantissimo. No, però frequentava la stessa ricevitoria che frequentava la prima serial killer italiana, Leonarda Cianciulli, che La saponificatrice di Correggio, quindi, tristemente famosa come la saponificatrice di Correggio. La prima serial killer, amica di tua nonna, tra l'altro è andata bene. Se la è andata bene perché mia nonna era sposata, lei ne fece vittime soltanto donne sole. Nubili, sì. E tua nonna ti ha curato con una pelle di biscia. Sì, lei era convinta che fosse così. Sì. Però mi fece carezzare una pelle di biscia dopo che, per l'appunto, avevo avuto una nascita difficile, una peritonite presa quasi per caso, un anno e mezzo, e un'operazione sbagliata di tonsille a 5 anni. E alla fine lei venne con questa pelle di biscia e disse: come una reliquia, la carezza, la fece accarezzare. E per tutto il tempo, mia nonna, che ha sempre giocato, a un certo punto, quando ha visto che io avrei potuto fare successo, lei mi faceva sempre questo cenno, non sapeva niente di musica in assoluto, quindi non sapeva, però aveva intuito qualcosa, mi faceva questo gesto che era dire farai soldi, ma per lei non era il fatto di fare soldi, ma per il fatto che con i soldi avrei potuto continuare a giocare a modo mio, perché per lei fare soldi voleva dire continuare a giocare. Libertà, certo. Sì. Lei che parlava con la televisione, col televisore? Parlava con la televisione, salutava la gente che salutava verso le telecamere, perché dicevo no, cioè, la prima televisione che io vedo loro. Certo, la prima televisione che arrivò in casa, c'erano le annunciatrici, bianco e nero, e lei salutava, parlava col televisore, convinta di quello che stavi dicendo. Sì, anzi se la prendeva se noi non facevamo altrettanto, se non salutavamo anche noi. Cioè voleva che voi salutaste. Sì. Le annunciatrici lo faceva, sì. Lo facevate? Sì, sì. No, non lo facevamo. Perché dicevamo, guarda, che comunque non ti vede. No, lo dite voi che non mi vede. Senti, parliamo un attimo di Spotify. Sì. Che noi siamo la generazione che ha
avuto il primo Spotify, cioè sì. Noi potevamo con questo non era, sai che il logo di Spotify è verde, questo era arancione, questi erano i mangiadischi, cioè noi potevamo sentirci le canzoni quando e dove volevamo, ma bisognava avere questo. Perché anche qua ovviamente servirebbe una navicella della macchina del tempo e dire che c'è stato un tempo in cui le canzoni te le dovevi sudare, cioè tu le potevi sentire o in TV, tipo un disco per l'estate, a Canzonissima o al Festival di Sanremo, poche altre situazioni. Certo. Oppure le andavi a sentire dal jukebox se i bambini più grandi di te le mettevano nel jukebox. Altrimenti, per averla fisicamente in mano, la canzone, e metterla su le volte che volevi ascoltarla, quando volevi, dovevi avere questo apparecchio. Il disco che era, e questo apparecchio, certo, assolutamente. E allora erano solo 45 giri. Senti, il filo conduttore, anzi proprio diciamo il luogo in cui si consuma il racconto è Correggio. Correggio ed è la provincia, insomma, il luogo a cui tu sei rimasto fedele. Sì, da sempre. Da sempre, per sempre, perché in qualche modo c'è tutto lì dentro, no? Così come in questa autobiografia, una storia di Luciano Ligabue, ci sono tutti gli elementi e gli strumenti, gli elementi divenuti strumenti delle canzoni di Luciano, proprio gli strumenti quasi manuali, mi verrebbe da dire, cioè, sono proprio gli ingredienti di cui sono fatte le tue canzoni. Punto di vista, diciamo così, se vuoi anche da un punto di vista proprio geografico limitato, poi non è che non ho girato, però per carità lo spunto parte sempre da lì, quindi da quello che vedo attorno a me ancora adesso, e il fatto che abbia deciso di continuare a vivere lì la dice un po' lunga sul senso che ho, e credo che nel libro si capisca molto, ho un forte senso delle radici, la mia terra proprio mi ama molto, cioè, sì, ti amo molto e tu ami molto, io l'amo, beh, è reciproco molto. Assolutamente e un po' tutti i miei affetti sono lì ancora, per cui mi è anche facile stare lì. Poi lì succedono cose anche strane, perché insomma importanti, perché impensabili per la provincia, perché si sono esibiti Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, insomma Jeff Buckley, Neil Young, tantissimi. No, ho avuto, fra le fortune che ho avuto, c'è stata anche quella di avere sotto casa, sì, il meglio del rock mondiale, che faceva concerti in un borgo di 20.000 abitanti. Anche lì, perché andarseli a vedere era complicato in quei momenti, in quegli anni, no? Sì, no? Sì. Il viaggio non era esattamente una cosa così facile. Devo mandare il minuto di pubblicità. Va bene, lo mando. Ho un minuto esatto, scusa, pubblicità. Continuiamo, riprendiamo il discorso con Luciano Ligabue della sua autobiografia Una storia. Curioso anche questa. Non lo sapevo, il tuo papà Giovanni, che fra le tante attività è stato anche gestore di locali, e in uno dei suoi locali tu hai conosciuto Lucio Dalla. Sì, un giorno mio padre venne a casa, eccolo qua, scombussolò un po' le cose, disse ho preso un locale, quindi ci fu così? Una bufera in casa. Era così? Sì, mio padre faceva così. E quindi cominciò a gestire questo locale, trasformandolo poi in una balera, però faceva anche concerti, diciamo così, di cantautori dell'epoca, e il primo concerto che ho visto in vita mia fu un concerto di Lucio Dalla, che poi era incontrato però nella tua vita, sì, più avanti, dopo aver ascoltato Certe notti Lucio ti disse fece una predizione, no? Sì, allora intanto lì fu comunque un po' uno shock vedere che comunque chi era divo non aveva l'aspetto del divo, no? Cioè era alto più o meno come me, che avevo 12 anni, era così. Sì. E poi vederlo che sul palco diventava 2,50 metri e diventava King Kong ed era enorme, perché comunque sul palco si trasformava veramente nell'uomo più bello e più alto del mondo. Del mondo, certo. E tanti anni dopo, sì, ero in questo covo mio, dove avevo ancora il telefono fisso, mi suona il telefono fisso che avevano in pochi, e a un certo punto tiro su, pronto, ciao, sono Lucio Dalla. Sì, dai, Massimo, dai, non farlo il coglione. No, sono veramente, dai, sì, va bene. Sono Lucio Dalla e ti dico che ho appena sentito il tuo pezzo nuovo, Certe notti, e venderà 700.000 copie, e clic. Ha buttato giù subito. È buttato giù, no? Cioè, era una roba che mi doveva dire, non era una roba di cui parlare. Disse venderà 700.000 copie. Sì. Appena prima scuola, però ha sbagliato. In difetto. Ne ha venduti 1,5 milioni di copie, quindi accidenti.
Beh, una vita piena di tante cose bellissime, di incontri, di Pavarotti, insomma c'è tantissimo. Hai cantato con Luciano certe notti, me lo ricordo benissimo, i due Luciano. Sì, fu Lucianino e Lucianone, fu in quel caso, fu un'esperienza tostissima. Devo dire che c'è una cosa che mi colpì moltissimo, perché provammo il pezzo prima e non gli usciva granché. Devo dire, dicevo, ma guarda tu che strana questa cosa, ero un po' preoccupato di quello che sarebbe stato certe notti fatto da noi due. Questo per le due o tre volte che l'abbiamo provato in varie situazioni. La sera dello spettacolo, io ricordo ancora, avevo di fronte a me i monitor che tenevo un volume bello alto, e quando toccò a cantare lui, partì con il suo turbo e il suo volume, che io ancora adesso ricordo come a memoria, disumano, copriva il volume assurdo che avevo dalle mie casse. E quindi ho capito quanto lui veramente sentisse il pubblico, cioè quanto quello veramente facesse sì che lui desse la sua performance. È stata un'esperienza tostissima. Ci sono tantissime storie dentro questo libro, potrete scoprire il talento calcistico di Gabue, scarsissimo, però insomma poteva anche capitarti quello nella vita. Ho scoperto che la prima chitarra elettrica te l'ha venduta Paolo Belli. Sì, sì faceva il commesso in un negozio di strumenti musicali a Carpi e mi convinse a comprare una Gibson Sonics Custom. Che hai ancora? Che ho ancora, che certo. Ancora. Quindi la domanda che ti volevo fare per salutarci, non cambieresti questa vita con nessun'altra? No. No, non la cambierete. No. Guardiamo questo frammento dal nuovo videoclip di Luciano Ligabue, Non cambierei questa vita con nessun'altra. Non cambierei questa vita con nessun'altra. E guardi il mare che schiuma, si è fatta l'alba. Ci siamo persi qua giù, ci siamo persi. Dimmi che cosa vorresti di più. Wow! Il 4 giugno tornerai sul palco. Non vedi l'ora? Non parlo più di quella roba lì, non ne posso più. Sto contando veramente le ore. Stai contando le sofferenza... ore. La pausa dal 2019, sarai a Campovolo, Arena di Campovolo, il 4 giugno, rito collettivo rinviato molte volte. Poi il 27, 29 e 30 settembre, poi il 1 e 3 ottobre sarai all'Arena di Verona. A ottobre poi partirai col tour europeo. Sì, che abbiamo in questo momento rimandato più in là per non rischiare di beccare il Covid, perché lo annuncio, se il 4 per qualche motivo, Covid o non Covid, io non riesco a fare il concerto, farò come un bonzo, quindi mi darò fuoco, no. Sarà così, però insomma in qualche modo lo preannuncio, per cui per tutti quelli che vogliono la leggenda, ci sarà una leggenda comunque. 4 giugno a Campovolo, Luciano Ligabue, Una storia, grazie. Grazie a voi, grazie a te. Grazie sempre, un grande piacere sempre. Salutami Mario. Grazie, ti saluto Mario, sono stato. Esco di là, di là. Ciao.